feeling, una grande presenza scenica e soprattutto tanta voglia di imparare. Concorrente ideale per il coach Raffaella Carrà, Francesca Romana D'Andrea. La musica le ha regalato grandi emozioni ma anche forti delusioni. È qua The Voice per cercare il riscatto. Su questo ring, Federica Puda. La battaglia può cominciare. Francesca Romana D'Andrea insieme a Federica Puda, complimenti. Raffaella, sarà una decisione davvero difficile, non vorrei mai essere in te in questo momento. Hai ragione, come lascio... hai ragione. Sì, ti lascio qualche secondo per pensarci su. Noemi. Questa è una canzone molto difficile da personalizzare, vi siete battute bene? A me è piaciuta più Federica Puda, perché hai personalizzato la melodia, anche quella parte in alto era figa, mi sei molto piaciuta, molto. Grazie. Prima di sapere il verdetto da te, Raffaella, vorrei invece capire che cosa ne pensa Piero Pelù. Sia Francesca che Federica hanno messo tutta l'anima che avevano, con in più anche una bella tecnica, perché non ho sentito quei classici pali, come si dice in termine calcistico. E complimenti a tutte e due, brave e belle. Cara Raffaella, adesso è arrivato il momento. Lo so. Allora, sono due ragazze molto giovani tutte e due. Tutte e due avete la possibilità di andare avanti, avete una vita davanti, perché avete due talenti molto, come dire, netti, chiari. Però io faccio una scelta sulla base di quello che mi è arrivato questa sera al cuore. Questa sera chi è arrivata al mio cuore con più pancia
Federica. Federica Buda! Complimenti! Fai bene, risultato è lecito, sei la vincitrice di questa battle. E quindi prosegui il tuo percorso all'interno di The Voice. Grazie. Insieme. Grazie a Raffaella Carrà. In bocca al lupo. Grazie. E buon lavoro per i knockout.